perso l'appiglio ed è scivolato per un centinaio di metri. È quanto è successo ad un escursionista ceilanese di 32 anni mentre stava effettuando un'escursione con altri 5 compagni nelle gole di Celano lungo un percorso alpinistico molto impervio che conduce alla cittadina marsicana fino a Vindoli. A lanciare l'allarme al 118 è stato uno dei compagni che, allontanandosi dal luogo dell'incidente, ha camminato per un po' per riuscire a mettersi in contatto telefonico con i soccorritori. Intanto una squadra medicalizzata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, grazie alle coordinate, ha raggiunto gli escursionisti, portando con sé barella e corde necessarie per un recupero a piedi. Una fitta nebbia, infatti, non ha inizialmente fatto supporre un recupero con l'elicottero, intervenuto però in un secondo momento, grazie soprattutto a una finestra di bel tempo. Il ragazzo, politraumatizzato, ma sempre cosciente e collaborante, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. È stato un recupero reso più impegnativo dalle condizioni meteo avverse, ha spiegato Fabio Manzocchi, capostazione del CNAS di Avezzano. Senza l'ausilio dell'elicottero, la squadra di terra, che ha comunque raggiunto il ragazzo dopo poco tempo l'incidente, avrebbe impiegato molte ore per l'estrazione della barella dalla gola. È un appello all'unità per salvare 560 posti di lavoro, quello emerso nel corso dell'affollata assemblea a cui hanno partecipato i dipendenti, politici e sindacati promossa dall'associazione Lavoriamo per l'Aquila, a cui hanno aderito i dipendenti del consorzio lavorabile che gestisce per conto di Trascom la commessa del call center INPS INAIL Equitalia. I criteri del prossimo bando con cui l'INPS intenderebbe riaffidare il servizio penalizzerebbero la qualità del servizio e aprirebbero alla delocalizzazione. Un'ipotesi da scongiurare per un comparto, quello del contact center, che nella sola provincia aquilana occupa più di 2.500 persone. Una strada, stando a quanto emerso nell'incontro, potrebbe essere quella di attingere le risorse per le attività produttive messe a disposizione dopo il terremoto, i famosi fondi del 4% per la ricostruzione. E non si sta facendo abbastanza per lottare contro la delocalizzazione all'estero, contro le gare al massimo ribasso che, come anche in questo caso, rischia di essere. E negli ultimi tempi si sta assistendo anche a gare da parte di grandi enti pubblici come Poste, Edel, addirittura la Regione Lazio, in cui si fanno gare, il cui risultato è un ribasso micidiale perché molto peso si dà al costo del lavoro, che in questo settore costituisce il 90-95% del costo totale. Fare gare al massimo ribasso significa abbassare la quantità dei lavoratori, senz'altro, ma soprattutto la qualità dei lavoratori. Evitando queste cose, in questo settore invece ci può essere un grosso sviluppo. All'Aquila, utilizzando anche, come l'associazione dice da tempo, una parte dei fondi del 4% per lo sviluppo, è un settore che può avere un grosso sviluppo rispetto ai dati ufficiali e alle possibilità concrete. Più complessa invece è la questione dell'applicazione della clausola sociale, ossia di quello strumento legislativo che obbliga l'azienda vincitrice della nuova gara a riassumere i lavoratori della vecchia, che secondo alcune voci non potrebbe essere applicata alle aziende vincitrici di subappalto. Di tutt'altro parere, invece, il presidente di Lavoriamo per l'Aquila, Critarola. L'altra cosa preoccupante è che gira una voce, finora non supportata da elementi, sentenze, pronunciamenti di qualcuno o da norme di legge, che dice che i dipendenti delle aziende in subappalto non avrebbero l'applicabilità della clausola sociale. Io contesto decisamente questa cosa e aspetto con ansia che qualcuno me lo dimostri. L'Aquila non riesce ad andare oltre un misero punticino sul campo del Muravera. Per gli abruzzesi, quella in Sardegna, è stata una gara stregata, nella quale i ragazzi di Mister Morgia non sono riusciti a concretizzare quanto avrebbero meritato. Tra i sardi, Piras deve ancora rinunciare a Usai per infortunio e a Satta per squalifica. Al posto di quest'ultimo gioca Onano, arretrato a centrocampo. Per gli ospiti, assenze della punta Russo, squalificato, e di Alfonso Petri. Morgia si affida al 3-4-3, ma deve fare i conti con una difesa di casa in giornata di grazia. Passano due giri di lancette, arriva il primo a fondo degli ospiti. Il tentativo è di Dick Devicius, ma Arrus controlla. Al settimo gli ospiti chiedono un penalty per atterramento in area di Ganci, per l'arbitro, il signor Donda, è tutto regolare. Due minuti più tardi ci prova la vista da fuori area, con poca convinzione, nessun problema per Arrus. Muravera in affanno nei primi 10 minuti per via della maggiore qualità tecnica e aggressività degli abruzzesi. Al 12° cross dalla destra di Arboleda, Zane prova il volo ma colpisce male. Al 22° Mininkler invita lo scatto Valenti, l'attaccante è bravo ad attaccare lo spazio ma la palla è troppo angolata e finisce fuori alla destra di Arrus. Al 24° il primo importante intervento del portiere del Muravera, il corner di Ganci è infatti velenoso e batte sul palo, complice la millimetrica deviazione del portiere.
Nell'azione successiva prova a riaffacciarsi Muravera con Urti, che però non trova il dribbling giusto per battere il difensore. Al 28esimo nuovo corner degli ospiti, Arrus sporca una palla velenosa. Al 30esimo bello scambio Minincleri la vista, palla debole e centrale. Al 40esimo Piras è costretto a rinunciare a Onano per infortunio, al suo posto Andrea Massesi. Nasce ancora da un corner, il nuovo pericolo per i padroni di casa è il 45esimo, quando Arrus respinge il tiro di la vista e proprio sulla traiettoria difensiva dei gialloblu. Un copione visto più volte che salva più riprese la squadra di Mister Piras, l'Aquila rientra con lo stesso piglio anche nella ripresa. Al quinto la vista, tenta con poca convinzione. Al nono il tentativo degli ospiti continuano a sbattere sul muro difensivo dei padroni di casa. Al decimo dribbling in aria di Dictevicius, ancora una palla sporcata dalla difesa per fallo, presa facile di Arrus. Al 14esimo punizione di Chessa fuori, al 17esimo nuovo tentativo di Valenti, dribbling a rientrare e pallone troppo debole. Morgia prova a dare peso all'attacco inserendo fall per Arboleda, ma che non sia la giornata buona per l'Aquila lo si capisce al 29esimo. Ancora Ganci imbeccato dalla vista, Arrus in tutto dice di no. Al 29esimo il portiere protagonista assoluto del match dice ancora una volta no a Esposito, che raccoglie un errore di disimpegno dei padroni di casa. Il gol che sembra scacciare i fantasmi arriva al 34esimo e Minincleri, che con un colpo sotto, sorprende Arrus dopo un attacco ben costruito dai compagni di squadra. Passano però due minuti e il Muravera impatta. Nurki raccoglie una deviazione degli ospiti sulla punizione di Dessen e con la complicità di Pupeschi trova la rete che vale l'1-1. Al 47esimo Nurki semina ancora il panico, ma viene fermato dagli abruzzesi. È l'ultima azione degna di nota. L'Aquila deve dunque fare i conti con una giornata storta e rallenta in classifica. Per il Muravera invece oro colato dopo 3 sconfitte consecutive. 7 punti in 3 gare, potevano essere 9 se non fosse stato per il pareggio nel finale del derby dell'Aquila. L'Avezzano è tornato a fare la voce grossa anche al De Marsi, dove 2 settimane fa era caduto il Rieti. Questa volta a lasciare l'intera posta è stato il Lanusei, che ha giocato una gara troppo rinunciataria. Per i marsicani arrivano così 3 punti importanti per proseguire la risalita in classifica. L'Avezzano, dopo il caldo derby di domenica scorsa e senza gli squalificati di Genova, Lopinto e Tariuk, in avanti spazio al nuovo arrivato Serrago. I sardi del Lanusei, arrivati nella Marsica in 16 uomini, si affidano al sudamericano Ianni. Curva Nord senza gli ultra biancoverdi, che proseguono la protesta contro il presidente Gianni Paris. Nel freddo e nebbioso pomeriggio del De Marsi si comincia di fronte a 200 spettatori. Prima del via un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del tifoso Ugo Marziani. Avezzano subito pericoloso al quinto con una doppia occasione per Padovani e Sassarini, con il Lanusei che riesce però a salvare. Al sesto si infortuna il difensore centrale ospite Oproiescu, sostituito da Sini. Al decimo si rivede la squadra di casa con Tabacco, che ci prova su punizione e con la conclusione che termina al lato di poco. Il canovaccio del match sembra ben delineato, con la squadra di Pino Tortora a fare la partita. La formazione di casa spinge con poco costrutto e fallisce una buona opportunità però alla mezz'ora con Serrago, che in aria impatta male con la sfera davanti al portiere ospite. Nella ripresa al secondo cross dalla sinistra di Leto e palla in aria, dove Serrago in scivolata arriva questa volta con un attimo di ritardo. Il vantaggio dell'Avezzano è però solo rinviato e arriva puntuale al decimo, quando Deramo conclude dai 18 metri trovando la deviazione di un difensore avversario che spiazza la Ferrara, che non può nulla. Per il 17enne ex angolana Renato Curi, la seconda rete con la maglia dell'Avezzano. La squadra del presidente Paris ci crede e al 26esimo trova così il raddoppio con Bittaie, che finalizza un'azione corale della sua squadra dopo una respinta corta della difesa isolana su tiro di Serrago. Per la formazione di casa il suggello ad un successo mai veramente in discussione, che serve per allungare la serie positiva con 7 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Nel finale, da segnalare solo al 43esimo, la traversa superiore colpita da Bonu della Nusei e un paio di conclusioni dalla distanza degli ospiti, che non creano però problemi al portiere dell'Avezzano Lewandowski. Troppo poco per i sardi, tanto generosi quanto evanescenti.